Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Allora, questo weekend il PSV ha conquistato ufficialmente il suo 25esimo titolo. Non c'erano molti dubbi, ormai si aspettava solo l'ufficialità, perché quest'anno con Bosch hanno fatto una stagione pazzesca e appunto il Feyenoord era dietro, ma... Ma nel video di oggi non voglio parlare in generale del PSV, ma voglio parlare del suo capocannoniere, dell'attaccante che li ha trascinati in avanti, nonostante comunque i meriti siano di tutti in realtà, hanno tantissimi elementi molto molto interessanti, però voglio parlare della storia di una rivincita, quello di Luke de Jong. Perché? Perché il 33enne olandese sembra aver trovato, diciamo, nuova linfa da quando è rientrato in patria. Quest'anno, in campionato, allora, è secondo nella lista dei miglior marcatori, era primo ma è stato superato lo scorso weekend da Pavlidis. Fino a qui quest'anno, allora, in campionato ha segnato 27 gol e ha realizzato 14 assist e in tutte le competizioni 36 gol e 17 assist. In una stagione vincente, una stagione proprio alla massima, al top della forma, per l'attaccante, in realtà è punta, che ha giocato in vari campionati, ha avuto varie esperienze e non è andata sempre benissimo, anzi. Ed è proprio di questo che voglio parlare nel video di oggi. Perché, come vi ho detto, allora ha giocato al Mönchengladbach, al Newcastle, quindi Bundesliga, Premier League. Ha giocato anche in Liga, perché ha giocato sia al Sevilla che al Barcellona, ma le statistiche non hanno mai raggiunto il livello di quest'anno. A volte è stato apprezzato dai tifosi, però la squadra non gli ha dato moltissima fiducia, come nel caso del Barcellona per esempio, assolutamente, ed era più che altro un sostituto di lusso. Quest'anno è stato protagonista e capitano nel campionato che conosce meglio, ecco. In questo video vorrei parlare un attimo di lui, un po' delle esperienze eccetera, e poi cercare di capire se, cioè concludere, la conclusione sarà capire se effettivamente il fatto è che l'Eredivisie è il suo campionato ed è il campionato per lui e forse gli altri campionati non si addicono a lui, o se invece, diciamo, c'è stato un errore di valutazione per quanto lo riguarda. Tra l'altro il suo contratto è fino a 2025, adesso con la vittoria del titolo, la stagione incredibile che ha fatto, penso che si inizierà a parlare di rinnovo possibilmente. All'inizio ho detto che questa era la storia di una rivincita. Perché? Perché il Daily Mail ha inserito Luke de Jong nella classifica dei 100 peggiori attaccanti della Premier League. Ovviamente fanno riferimento a quella metà stagione che lui aveva passato al Newcastle, che si era conclusa con un assist, se non sbaglio, e 0 gol, che per un attaccante... Come ha reagito lui a questa notizia? Lui ha detto, ovviamente ci riferiamo a un periodo di tempo, vabbè, ve l'avrò messo qua da qualche parte, ma una decina d'anni fa, ok? E lui è stato un po' sorpreso, ha detto, davvero? Quindi si riferiscono a quel periodo di tempo in cui ho giocato solo 12 partite e nemmeno tutte dall'inizio e nemmeno nella mia posizione. In effetti lui si ricorda, quando glielo domandano, si ricorda di quel periodo al Newcastle come un periodo, molto, che ha messo molto alla prova ovviamente lui come attaccante, perché in realtà veniva schierato principalmente in una posizione che non era la sua. Era stato preso per sostituire un centrocampista che era andato al Paris Saint-Germain e lo facevano giocare per esempio dietro all'attaccante. Si ritrovava sempre in una zona molto arretrata del campo, la porta la vedeva pochissimo, insomma per una punta centrale pura come lui non era la situazione ideale. Lui dice anche che comunque lo sapeva, ne era consapevole che quello sarebbe stato il suo impiego, che però alla Premier League non ha potuto dire di no, anche solo a un tentativo. Comunque da quegli anni, da quei momenti, ne ha fatta di strada, da quando, diciamo, apparentemente era il flop del St. James Park. Qua mi metto la panoramica intanto dei gol segnati con ogni club e poi l'insieme dei gol segnati in ogni campionato. Molto interessante anche se mettiamo a confronto le posizioni da lui occupate e i gol segnati quando ha ricoperto, ciascuna di queste posizioni, come vedete è una punta. E tra l'altro, cosa molto molto, molto interessante, essendo lui 1,88 m, sfrutta tutta la sua altezza e segna un sacco di gol di testa. Mi sembra che le statistiche fino a un mese, massimo un mese fa, dicevano che aveva segnato 77 gol di testa in campionato, ovvero più di qualsiasi altro giocatore dei 6 maggiori campionati europei. E in questa stagione dei suoi 27 gol ne aveva segnati 13, cioè in campionato 13 di testa. Se andiamo a vedere su XG, in questo è un suo trend, insomma da un po' di stagioni comunque... segnare, concretizzare più di quanto ci dice su XG, quindi anche lì sono comunque tutti segnali molto positivi. E ritornando un attimo alla sua abilità di testa, una cosa molto interessante che ho letto, è stata un po' una delle ragioni che lui ha
così nominato, non l'unica, ma i suoi genitori sono stati giocatori di pallavolo della nazionale olandese. Questo, lui ha detto, credo di avere un po' nei geni questa cosa di dirigere un po' la palla anche con la testa, poi ovviamente frutto di tanto tanto lavoro. Lui dice ovviamente il processo di arrivare al colpo di testa, la scelta della posizione, la creazione dello spazio, la formazione degli schemi con i compagni di squadra, eccetera eccetera, quello è tutto frutto del lavoro. La cosa molto importante di lui e che è alla base di questa storia di rivincita è la sua forza mentale. Sicuramente lui l'ha anche detto quando appunto gli hanno chiesto che cosa ne pensava del fatto di essere stato inserito in questa lista dei 100 peggiori attaccanti di Premier League. Lui ha detto che appunto c'erano tante condizioni negative in quel periodo, però nel calcio così poi ci si dimentica dei fattori che lo ostacolavano, per esempio non ricoprire la sua posizione, entrare sempre a partita iniziata, partita in corso, insomma tante cose, e ci si ricorda solamente appunto che era tra i peggiori, e che però quello che fa la differenza è come si reagisce alle cose. Ecco, quindi quello che fa la differenza è lui, secondo me, è proprio il modo che lui ha di reagire, no? Perché molte volte è stato dato per spacciato dopo la sua esperienza in Bundesliga al Mönchengladbach, dopo la sua esperienza a Newcastle, cioè lì era proprio... poi è rientrato in Olanda in realtà, perché dal 2014 al 2019 lui ha giocato al PSV e poi appunto si è fatto questa esperienza in Spagna, prima al Siviglia, dove comunque non è andata male, ha anche vinto l'Europa League col Siviglia, e poi al Barça, dove invece appunto non gli è stata data gran fiducia, non c'era un gran progetto su di lui, ecco, sinceramente quella era l'impressione. Lui come attaccante non si può dire che abbia fallito fuori dall'Olanda. Andiamo a vedere anche il numero di gol e assist che ha realizzato al Siviglia, per esempio. Non si può assolutamente chiamare una stagione fallita. Certo, è anche vero che proprio il suo ambiente, o quello in cui ha dimostrato trovarsi al 100%, è quello di casa sua, è quello dell'Eredivisie. Poi anche lì non tutte le squadre giocano uguali. Lui per esempio è un grande ammiratore del Bosch Ball, un gioco molto dinamico in cui si corre molto, si pressa molto, si lavora molto, perché lui è un tipo che comunque lavora molto, ha sempre dovuto farlo, ha sempre dovuto, diciamo, rialzarsi anche da questi momenti di down, quindi comunque il lavoro sicuramente fa parte di lui. Però ecco, come risultati, sicuramente ha avuto il suo periodo, no? Periodo nel quale ci sono state molte, no? Anche spiegazioni del perché poteva essere stato un periodo, no? Da cui però mi sembra che ogni volta si sia rialzato dimostrando quello che può dare, e non solo in Eredivisie, perché molti avevano detto dopo il Newcastle, diciamo la parentesi Newcastle, Mönchengladbach, e il suo rientro in Eredivisie, è un po' come dire, no? Che ha dovuto rientrare a casa per ritornare a dimostrare, ma in realtà poi non è stato così, perché poi appunto, ripeto, il passaggio a Siviglia è stato riuscito, e ecco, poi c'è stato il prestito al Barça, lì ancora si aprirebbe tutto un altro tipo di discorso. Lui ha dimostrato, secondo me, di saperci fare con le difese inglesi, nel momento in cui in Champions League con il PSV ha affrontato squadre inglesi, perché per esempio nel 2018 ha giocato contro il Tottenham, con il PSV appunto, ripeto, e ha dimostrato di poter segnare contro le squadre inglesi. L'ha rifatto con il Siviglia un paio d'anni più tardi, quando ha vinto la semifinale di Europa League contro lo United, e ha deciso tra l'altro anche la finale con 2 gol. Quindi la conclusione, sono già arrivata alla conclusione, era molto breve, però appunto mi piaceva discutere e sapere anche la vostra idea riguardo a questo giocatore, perché effettivamente siamo sempre molto veloci quando un giocatore magari esce da un campionato considerato minore, che in questo caso quello olandese, ma ce ne sono tanti altri, un po' tutti, no, vengono considerati minori rispetto alla Premier League, però siamo tutti un po' veloci, anzi sono tutti, perché io mi rifiuto di far parte di questo gruppo, sono tutti un po' veloci a tacciare il giocatore di aver fallito, diciamo così, perché magari non ha l'altezza della Premier League, che è sempre questo status che è sopra, è sempre sopra, oltre. Ma nel momento in cui lui ha avuto a che fare con le difese inglesi in un altro contesto, come quello della Champions League, come quello dell'Europa League, e ha dimostrato, ha concretizzato, lui c'era, forse dovremmo rivalutare tante cose, no? Mi sembra chiaro che questo giocatore si è trovato nel club sbagliato al momento sbagliato, che vuol dire tanto, secondo me, no? Essere preso per ricoprire un ruolo che non è tuo già di partenza non è la miglior cosa. Poi ovviamente ci sono tanti giocatori che vengono presi magari con il lavoro, riescono a o riadattarsi o danno il meglio anche in altri ruoli, si riscoprono come un centrale che si riscopre terzino, oppure un bravo terzino che si riscopre un bravo centrale, che ne so.
Però ecco, in questo caso mi sembra che ci siano tutte le giustificazioni del caso, ecco, non so, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ecco, tutto qui in realtà ho già finito, poi parleremo, ripeto, degli altri giocatori del PSV diciamo nel complesso, perché è una squadra molto molto interessante, ci sono anche tanti giovani, parecchi giovani, però ecco, volevo dare il protagonismo a questo video a De Jong, perché è davvero una bella storia, è avanti con l'età sicuramente, ha 33 anni, però ha fatto una stagione, e mi ricordo di in quegli anni, avevo iniziato a usare Twitter eccetera eccetera, e poi anche gli anni successivi mi ricordo di tante critiche su di lui, ma tantissime, quindi a posteriori, dopo la vittoria di questo weekend, lui è stato uno di quelli a cui ho pensato di più, perché è davvero una bella rivincita, perché comunque essere messo tra gli attaccanti peggiori della Premier League, dal punto di vista così del morale, insomma, bisogna avere una bella corazza dura. Infatti, non a caso, lui a chi è che ha nominato, parlando di critiche, eccetera, eccetera, Maguire. Ha detto, la maggioranza delle persone dopo le critiche che riceve lui non si rialzerebbe mai più, e quindi forse l'ha anche ispirato. Ecco, Maguire sicuramente, al di là dell'opinione sul campo che molti possono avere di lui, ok, non è questo il tema di conversazione, ma sicuramente ha una personalità, ragazzi, deve avere una forza per sostenere tutte quelle critiche. Chapeau. È di ispirazione sicuramente per come reagire alle cose, continuare nella propria vita senza fare caso alle critiche, perché sennò... È tutto per questo video, fatemi sapere che cosa ne pensate di De Jong o anche in generale della stagione del PSV, ma comunque ne riparleremo. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo nel prossimo video.